Volete che stamattina vi faccio un video serio di quelli incazzati, di quelli tutti ingrigiti? Vi state sbagliando di grosso. Oggi me la prenderò a ridere e cercherò di far sorridere anche voi, perché ragazzi, dire che sono spuntati i funghetti è vero, siamo a ottobre, può succedere che con un po' di pioggia spuntino, ma c'è una nuova razza di tifosi, non li chiamo neanche più pseudo milanisti, non ha senso, non ha senso. Ragazzi, sono tornati i puffi. Sedetevi, tranquilli, rilassati, lo dico ai veri milanisti, non vi arrabbiate su quello che io dirò in questo momento perché non sono parole mie, è tutto frutto del sacco di questi puffetti. Che quando il Milan perde o pareggia, cioè che succede una volta all'anno, due volte all'anno, l'ultima sconfitta in trasferta l'abbiamo avuto un anno fa più o meno, escono fuori i puffetti. Quindi preparatevi a questo video che mi spiace, è inutile che stiamo lì adesso a commentare le cose che sono successe, i giocatori, nello specifico il gioco. 3-0, si è persa una battaglia. Shh, zitti, muti, a lavorare e pensiamo alla Juve. Però adesso godetevi lo spettacolo. Dai, tutti insieme, va! Quelli della mia generazione, forza, 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 forza! Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Noi puffi siamo così, noi siamo tutti blu, puffiamo su per giù, due mele poco più, vivono via da qui. Nell'incantata città, riparata dalla terra, dal deserto, dai monti e dal mare. Ebbene sì, iniziamo con i commenti dei puffetti. Bravo Pioli per aver fatto giocare Tata Rosano, è stato il migliore del Chelsea. Continua con lui, bravo. E chi mettavamo? Pippo Baudo? Ma The Cat? The Cat, Ducat, Serugat, The Cat là. Ti sei mai chiesto perché nessuna biga europea se l'è filato? La risposta la trovi in queste 10-11 partite tra campionato e coppa. Ma non finisce qua! Ci servono 22 titolari. Come le altre, ovviamente. E a parte che il Chelsea è forte, ma il Milan ha fatto apposta a giocare in modo statico. E certo, perché il Milan entra in campo per giocare in modo statico, non è che dice, sai, me la vado a giocare la partita, poi ci può essere che magari una non entro completamente nel mood e nella vibra, però vabbè, andiamo avanti. Una squadra di caratura europea abbiamo incontrato e tre pere abbiamo preso. CDK è imbarazzante. Ora basta difendere il Milan quando non è difendibile. I sostituti non sono all'altezza. Ora arriva la Juve, altra batosta. Adesso si scende con i piedi per terra. Finalmente siamo una squadra mediocre per la Champions. Serve altro. Che cosa? Chi serve? Maradona? Lo facciamo resuscitare? Chi serve? Franco Baresi? Lo faccio scendere lì dal poster e mettiamo Franco Baresi? Faccio una chiamata, dov'è? Paolino, Paolino, basta fare il dirigente! Adesso mettiti le scarpette e entra in campo tu! Chi dobbiamo chiamare? Dida, l'allenatore di Porto, chi dobbiamo chiamare? Non lo so. Andiamo avanti! Visto che comunque anche la grande Liverpool, ricordiamoci che... Scusate perché siamo qua, oggi sto male. Il grande Liverpool perse 4-1 contro il Napoli. La grande Inter ha perso 3-1 con l'Udinese, 3-1 con la Lazio, 3-2 con il Milan. E anche quelli scappati di casa dell'Inter la milanese sono risuscitati dopo che l'altro giorno Dumfries, mentre stava salutando la zia in tribuna, gli arriva la palla, buff! Ma no, stava salutando la zia in tribuna, giustamente. Mica gli si può dare rigore. Però il fallo laterale di Tonali, quello sì contro l'Empoli, era irregolare. Andiamo avanti con Puffolandia. Allora, qua cosa ci scrive? Vergogna! Basta, vergogna! Vergogna, Milan! Non è possibile perdere una partita all'anno! E che cazzo, dai, basta! Fare una sconfitta! No, dai, no, 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 no! Mi sa che Cassano vi ha tappato la bocca! Questa è bella, bellissima! Questa proprio viene da...
ma questi sono, sapete, ricordate Puffo Quattro Occhi, Puffo Brontolone? Ecco, i brontoloni, ecco qua. Ecco qua, andiamo avanti, ragazzi, ma veramente c'è una compilation incredibile. Purtroppo non raccontiamocela. Il nostro valore con le nostre assenze è questo. Siamo una squadra forse da Europa League. Non si può giocare con un 4-2-3-1 con questo De Ketelaere, Krunic a destra e con i terzini destra e Ballotture. Il risultato si indovinava anche leggendo le formazioni, certo, l'avete giocato. Però mi dovete far vedere che avete fatto la bolletta alla SNAI, Non solo a chiacchiere, mi raccomando. Purtroppo no, è stata una partita storta, il tifo non c'entra nulla, quello non si mette neanche in discussione, ma i valori tristemente sono questi. In Italia possiamo dire la nostra, ma senza avere troppi infortuni, altrimenti si fa grigia anche qui. Questo è Puffo Quattro Occhi, questo è più, cioè, la dice bene la cosa, la spiega, cioè più, diciamo, enfasi, no? Allora, De Ketelaere vale un centrocampista normale italiano. Chi è? Dest, chi è che è il tuo? Terzino americano anche meno di molti del nostro campionato. Ergo, che cazzo di campagna acquisti si è fatta quest'anno? Pioli da un fire ritornato banale tecnico. Ma questa è la più bella, la ridico. Pioli da un fire ritornato banale tecnico da metà classifica, stile Lazio-Fiorentina. E vai col Puffo, ci voleva Chelsea per scoprire le magagne. Magari ci voleva anche che non c'era in porta Maignan, non c'era Teo Hernandez, piuttosto che lì davanti c'era veramente il vuoto sulla fascia destra. La corsia di destra non c'era nessuno, praticamente. A sinistra non c'era il nostro cavallo pazzo, quindi è giusto, da un fire è tornato un tecnico da metà classifica. Prima sconfitta dopo un anno fuori casa. Vai col Puffetto 2, andiamo avanti. Andiamo con l'altro, perché oh ragazzi, ma sono veramente tanti questi puffi. Cacchio, ma di colpo sono, ma peggio dei funghi sono. Scusate, ma i nostri preparatori atletici, eccolo qua, non si possono cambiare. In 2 anni mai avuti tutti i giocatori a disposizione, anzi di media 4-5 indisponibili a partita. Poi a fine campionato arriviamo a un secondo posto e poi vinciamo lo scudetto. Vabbè, le cose si vedono alla lunga, no? In any case. Andiamo avanti, un disastro e sabato arriveranno... altre sberle e vai. Poi grande Milan da un interista. Uè, zio, avete preso 3 pere di col Chelsea, ma che squadra di merda siete? Allora siete degli scappati di casa. Uè, Stella. E voi avete Dumfries che salutava la zia sempre col Barcellona, mi raccomando, con la mano. Poi è toccata lì, vabbè. Spero tanto che Barcellona si sveglia. No, questo non lo so, questo è fuori dal coro. Ne volete ancora? Io mi sono stufato, ragazzi, basta. Finisce quel programma. Noi puffi siamo così. Noi siamo tutti blu. Puffiamo su e giù. 2 mele o poco più. La 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 la. La 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 la. Il like lo hai messo, l'iscrizione pure l'hai fatta. Mi raccomando con la campanellina, perché sennò dopo non ti arriva la notifica. E poi gli abbonamenti in basso, perché se tu paghi la mamma Rai, come non fai a pagare almeno 1 euro al mese in questo canale? O sei un puffo anche tu? Ragazzi, bisogna prendersela a ridere, non bisogna essere incazzosi. Abbiamo perso una battaglia, non abbiamo perso la guerra. È inutile che vi faccio le analisi di partite, tanto siete già stati sicuro a quest'ora che sono a mezzogiorno sul canale di Pellegatti, di Longoni, di Suma, di 400 youtuber, e io vi dovrei dire la mia? Ma puffate su e giù, è sempre Forza Milan, ovunque comunque. Ciao!